puntata prenatalizia quella di stasera di Pro L'Aquila, l'ultima del 2015. In studio alle 21.45 Giulio Nardi condurrà la trasmissione dedicata all'Aquila Calcio e vedrà la presenza in studio della squadra di bocce della Virtus L'Aquila, detentrice del titolo effettivamente europeo. Cioè la piazza dell'Aquila purtroppo non risponde ormai da tempo. Siamo abituati a vedere questo trend 700-800 persone che vanno a pagare, compresi gli abbonati, ancora di più che... L'Aquila è il format ormai che sta andando in onda su TV6 dalla redazione dell'Aquila da oltre 2 mesi. Le aspettative per il nuovo anno e soprattutto come è nata l'idea di tornare? Ma guarda, è emozionante per tanti motivi, innanzitutto perché parlare dell'Aquila Calcio significa parlare della squadra della mia città, che come sai ho seguito per tanto tempo, con tanta passione, girando per l'Italia, con la vecchia Teleabruzzo. Si fecero tanti investimenti proprio sul calcio all'epoca e ho ritrovato in questo nuovo progetto di Germana D'Orazio la voglia di ripartire intorno ai colori rosso-blu per un pubblico che può e deve crescere al Fattori, ma aspetta soprattutto alla squadra alimentare la fiducia, l'entusiasmo. Se arrivano i risultati sono sicuro che anche il Fattori tornerà a riempirsi. Per quanto mi riguarda è emozionante anche perché ho la possibilità di seguire quelle che sono le cosiddette nuove leve, no? C'è Gianmarco Menga che è bravissimo, che mi sta intervistando, c'è un gruppo, uno staff straordinariamente organizzato e penso che si sia imboccata davvero la strada migliore, la buona strada per fare dell'ottima comunicazione all'Aquila. La formula ideata con Germana D'Orazio è molto chiara, è quella innanzitutto di coinvolgere un po' tutte le realtà sportive del capoluogo per garantire un'occasione di confronto in un momento chiaramente non facile per la nostra città. Passano gli anni, però questa città ha bisogno di nuovi stimoli, ha bisogno soprattutto di sorridere, al di là poi di quello che può essere il commento tecnico sulla partita, che naturalmente è sempre garantito nei nostri appuntamenti del martedì. È una nuova sfida che abbiamo voluto lanciare come nuovo progetto della redazione aquilana di TV6 e sono stato davvero onorato a essere coinvolto, a essere invitato per la conduzione di questo programma. Presenza fissa quella del giornalista di TV6 Gianmarco Menga e degli opinionisti Paolo Gliubic e Stefano Santoro, che analizzeranno l'ultima sconfitta rimediata dall'Aquila Calcio in quel di Lucca.